Bentrovati, bentrovati amici di Telepace per questo nuovo appuntamento. Di Non Solo Rosa, anche oggi non siamo nel nostro studio consueto, ma siamo in un posto eh, di Padova davvero particolare, tutto da scoprire. È un posto che si occupa di persone disabili, di persone in difficoltà. Un posto fondato negli anni '50 da un uomo illuminato, da un uomo di Dio, da un vescovo, è davvero eh, unico. E qui ho la fortuna di incontrare una donna. Una persona veramente in gamba che ha fatto delle scelte particolari, eh, ma partiamo dall'inizio, partiamo dal nome. Chi è la signora Daria? Ma la signora Daria è una persona che penso che nella vita ha fatto quello che avrebbe voluto fare fin da piccola. E già quindi questo secondo me è già me. tanto, è già tanto, è una fortuna, è una grande fortuna. Mi piaceva l'insegnamento e quindi sono riuscita tramite i concorsi, perché una volta c'erano i concorsi, a entrare nella scuola, scuola elementare. Mi piaceva anche, perché ero un po' incerta, e il lato infermieristico. Mm. Quindi avevo fatto, eh, dopo, le, dopo il diploma magistrale, ho fatto i due anni di eh, Croce Rossina nella Croce Rossa, per poi entrare, se avessi voluto, nel, in ospedale. Si è lasciata mm. varie porte aperte, insomma. Avevo queste porte aperte. La prima che si è aperta è stata il concorso, la vincita del concorso, quindi sono entrata come insegnante. Adesso facendo diciamo, la volontaria in un posto così quasi mi, eh, mi sento un po' diciamo, gratificata anche dall'atto infermieristico diciamo, perché seguo comunque persone che hanno difficoltà fisiche, difficoltà anche mentali, e mi sento appagata anche in questo, ecco. Non abbiamo ancora svelato il posto dove ci troviamo, il nome preciso, perché vorrei prima ehm, raccontare un po' questi anni 38, perché sì. lei è in pensione, sì, ora, sono in 38, in pensione, 38 anni di insegnante, insegnante sì. alla scuola primaria, sì. come sono stati questi anni per lei? Che cosa ha imparato? Bellissimi, guarda, bellissimi. Eh, ho fatto sia l'esperienza di insegnante unica, e poi subentrato la, il modulo, quindi insegna, insieme con gli altri, eh, veramente di ricordi molto belli, eh, ma soprattutto li vedo nei, nei ragazzi ormai uomini che incontro, che magari io mi sono son dimenticata. Loro si ricordano e mi dicono: ah sei tu, ciao maestra, sei tu. E poi parlando insieme dicono: Ma sai come ci siamo divertiti, che bei ricordi che abbiamo. È stato Veramente sono stati 38 anni belli, veramente belli. Cosa vuol dire? È vero allora che quindi lavorare con i bambini, lavorare con i ragazzi, si rimane sempre giovani, ci si sì, allena. Sì, 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 sì. sì. È proprio un, i ragazzi proprio ti, ti lasciano attingere dalla loro freschezza, dalla loro ingenuità, dalla, dalla loro innocenza anche, perché alla fine proprio attingi da loro e ti riempi del di tutto il bello che loro hanno. Com'è cambiata la insieme? scuola dall'inizio del, del suo lavoro, del suo incarico, alla fine, alla fine dei 38 anni? Beh, appunto è cambiato il discorso proprio da insegnante unica, lavorare insieme in equipe con altri insegnanti, però direi non ho fatto in tempo a vedere i cambiamenti degli ultimi anni che sento raccontare dalle colleghe, non ho fatto in tempo perché... Comunque si riusciva, ehm, almeno da parte, mi ricordo, del nostro gruppo, una grande, ancora una grande autonomia nell'insegnamento. Mi ricordo, io amavo moltissimo, eh, per esempio, la parte della drammatizzazione, mm. la parte della musica e abbiamo sempre fatto... Tanti bei lavori di questo. È il momento della scuola primaria, tra l'altro, è il momento importante in cui insegnare, appunto, perché tutti, almeno appunto. quelli della mia generazione, ricordano le recite che si facevano a scuola, le feste Infatti, di Natale. Abbiamo fatto veramente. Da, ogni tanto riguardo, perché poi sono state registrate in DVD, ogni tanto riguardo e ancora mi commuovo a vedere proprio come i bambini la mettevano tutta proprio, ci mettevano anima e corpo in questo. È bello, è stato bello, proprio dei bei ricordi. Allora, eh, l'insegnante avete capito per 38 anni, e poi, però, mentre ancora già insegnava, sì, lei aveva fatto un'altra scelta. Sì. Una scelta di fare la volontaria dove? Allora, eh, appunto, qui nel nostro territorio possibilità di fare volontariato ce ne sono veramente a OSA. Ho scelto qui. Diciamo e dove tanto, siamo adesso, siamo, svegliamo. Eh, siamo all'OPSA, Opera Provvidenza Sant'Antonio, dove appunto ci sono diversi disabili, direi sui 600 ricoverati qui disabili, divisi in vari reparti. E, ecco, io sono diciamo, affidata a un reparto, uno di questi reparti, ormai da 17 anni. Quindi, Ego, quindi conosco bene quelli del reparto, tanti ci hanno lasciato, tanti ragazzi, chiamiamo ragazzi, ragazze qui dentro, ci hanno lasciato, altri di nuovi sono arrivati, però con tutti veramente, con tutti si instaura proprio, eh, diventa una seconda famiglia. Ecco. Perché ha deciso di fare la volontaria, di perdere il suo tempo o forse per, per lei sicuramente di guadagnare eh, il suo tempo in questo posto qui? Ma la, beh, intanto non si perde il tempo, si guadagna il tempo qui. Eh, ho iniziato quando già i figli erano grandini. grandini, autosufficienti, quindi più di tanto eh, si arrangiavano anche se li lasciavo qualche pomeriggio a casa da soli, si arrangiavano. E poi sì, c'è una, una seconda motivazione che mi ha portato qui invece di scegliere altri luoghi nel territorio. Eh, vedevo passando, vedevo nell'entrata di, di questa grande struttura c'è cioè una grande croce con scritto Cristo in fratribus e siccome io Cristo non lo trovavo ho detto voglio vedere se lo trovo là dentro. L'ha trovato? E eh, L'ho trovato anche se, anche se dico questa è colpa mia, eh, tante volte proprio ci faccio l'abitudine a entrare qua e quindi mi dimentico che qui si trova perché lo trovi proprio negli ospiti, nel... cioè, lo senti, lo senti qua dentro. Allora, la volontaria che cosa fa in questo posto, nel reparto Beh, dove, allora, dove, dove lei... Adesso che appunto sono in pensione vengo tre volte alla settimana, allora una volta sono in un reparto, il reparto con cui ho iniziato, e <coughs> rimango con le ospiti se è bel tempo, andiamo fuori, parliamo, ci raccontiamo, sono tutto della mia famiglia. Quindi entrano nella mia famiglia e mi chiedono addirittura del gatto di mio figlio, allora devo raccontare cosa combina il gatto, cosa fa mio marito, se sta bene, se non sta bene i miei figli. Quindi è tutto un parlarci, un raccontarci, stiamo insieme, parliamo, ehm, ci divertiamo, delle volte mostro qualche video che ho sul cellulare, no? allora vedi, oh, sono andata a trovare il dato bambino, guarda, allora si divertono da matti a vedere questi. Proprio è uno stare insieme, un relazionare, uno scambiarci continuamente, sia con chi, con chi riesci a parlare, cioè uno scambio anche verbale, ma anche con chi non parla. perché il, eh, Ma lì ti dove, dove, dove? Come si può fare il volontario lì? Diventa più difficile, vero? Stare in silenzio nello stesso tempo. Ma non stai in silenzio, tu continui a parlare anche se loro non parlano. Parli, ogni tanto fai una carezza, loro ti sorridono, sorridi a loro, è tutto un trasmetterti questi sentimenti, queste cose che, che poi loro riescono a tirar fuori, a farti tirar fuori, perché guarda c'è stato non tanto tempo fa un funerale qui ed è, ha partecipato il nostro vescovo, il vescovo Claudio, e ha detto una cosa bellissima, ha detto questi ospiti, questi ragazzi hanno un grande dono, che riescono a far emergere il, tutto il buono che abbiamo noi dentro, cioè, restando con loro, proprio esce quella parte, eh, cioè, riescono a, farci, eh, a, far, a tirarci fuori e, e poi es, a farci esprimere nella concretezza quello che noi abbiamo, che ognuno, penso, di noi ha e che magari non frequentando questo, un ambiente così non riesci a tirar fuori quindi l'affetto, la tenerezza, eh, l'amicizia, la gioia, la fiducia è questo che, la, che qui trovi, che riesci a trovare Io faccio sempre un po' mm. l'avvocato del diavolo in questa sì. situazione per quanto posso mm. condividere e mi domando c'è mm. una difficoltà, c'è un sacrificio da fare per venire qui e dedicare tre giorni alla settimana, tre pomeriggi? Finora non l'ho sentito, può essere che più avanti lo senta magari, che senta la stanchezza, ma non lo sento assolutamente. Non c'è della fatica? No, assolutamente. In questo Anzi, anno... proprio quando al mattino so che devo venire, so che ho una giornata piena e sto bene. In sto questo bene. anno della misericordia, Papa Francesco è tornato molto spesso, no? Sì. Eh, il suo pontificato è tutto dedicato alle periferie, andare mm. alle periferie. Questa può essere una periferia nel senso. Eh, accogliere, Lei prima diceva la tenerezza, sì. il Papa lo, lo, è una sì. delle parole che usa molto spesso. Qui si prova e qui si fa giubileo, quindi sì, ma direi proprio sono loro che te la danno qua. Qua non sei tu che dai la tenerezza, te la danno loro e tu la dai in ricambio. Cioè, è tutto un veramente direi sono loro che ti aiutano, prima ti danno la gioia, l'affetto. Anche nella, anche nella sofferenza perché eh, quelli che vediamo girare giù sono tutte persone che in qualche modo riescono a muoversi nei reparti ci sono persone che nascono in un letto e rimangono lì fino alla fine dei loro giorni e, e non c'è quella muove. parte di pena eh, quasi di, di allontanamento no no perché proprio eh, con lo spirito di quello che ti dicevo prima di quello che è scritto fuori avvicinarsi a Cristo tramite i fratelli, tu sai che, hai, che in loro c'è Cristo, cioè proprio lo senti, soprattutto in quelli che soffrono di più e che non parlano e che ti guardano e che fanno qualche verso, qualche sorriso, tu proprio sai che lì tu lo trovi. La sua famiglia... Quindi non ti pesa per niente. La sua famiglia che vive indirettamente questo servizio che fa lei, che cosa dice? A ah, mia famiglia sono d'accordo anche perché li, li faccio partecipi, diciamo, qualche volta porto fuori delle ospiti più semplici, diciamo, eh, che possono muoversi, che possono mangiare normalmente, le porto a casa mia, quindi conoscono la mia famiglia, conoscono i miei figli eh, e sanno, è tutto uno scambiarci, loro sanno, tante volte racconto un po' gli aneddoti, quello che succede qua. Che delle, Tante volte sono cose anche divertenti e quindi no, no, sono informati, per loro va bene, mi aiutano se c'è da venirli a prendere, magari che in, nella mia auto più di due non riesco a farne, mi aiutano a portarli a casa o, <coughs> o a portarli in parrocchia perché cerco di farli partecipe anche. Nella, nella mia parrocchia, sì, ecco, quindi... Tutto questo eh, è bene farlo sapere gratuitamente, perché il eh volontario beh, sì, sì, fa... Sì, eh sì, eh sì, no, non vorrei neanche essere, assolutamente, non, 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 il volontariato deve essere proprio gratuito in tutto, in tutto. Proprio. Lei si rende conto che fa qualcosa di eroico nel suo piccolo? No, no, non è vero. Eppure c'è gente che non lo farebbe mai, c'è gente che non si metterebbe eh. a disposizione, vuoi per caratteristiche personali, vuoi Può per difficoltà. Può essere anche quello, ma infatti quando cerco anche di coinvolgere altre mie colleghe, amiche, dicono no, non me la sento, perché so che io li starei male, perché so che poi mi verrebbe il magone, ma... e d'altra parte bisogna rispettare anche la sensibilità di altri, insomma. Io la prima volta quando sono entrata sono scoppiata a piangere, eh, però quella perché volta... Perché si era messa a piangere? No, sono entrata non ancora come volontaria, la prima volta quando sono entrata qua, sono entrata con la mia classe. Quindi con bambini? Sì, con bambini di 9 anni, quell'anno avevano la prima comunione, d'accordo con i genitori, ho detto basta bomboniere perché mi arrivavano 20-25 bomboniere ogni anno, ogni volta... Io dovevo poi ricambiare, giustamente fare il regalino, d'accordo con i genitori. Ho detto: chiudiamo con le bomboniere, non faccio più i regalini io ai bambini. Mettiamo insieme quello che avreste speso voi, quello che avrei speso io e facciamo, andiamo a portare questa offerta qui all'Opsa, che è vicino a noi. Maestra illuminata, io <ride> dico, da mamma. E siamo venuti, siamo venuti con l'offerta. Abbiamo trovato allora, c'era ancora Don Frasson, che è stato il primo. Allora, penso quanti anni sono passati, e lui, appunto, ha ringraziato i bambini, ci ha ringraziato per questa nostra offerta, per l'idea che abbiamo avuto di venire qua e ci ha detto: Beh, dice ma però, per far capire ai bambini cos'è l'OPSA, dobbiamo portarli in un reparto. Io non ero mai entrata qua dentro. E ci ha portato addirittura in un terzo piano, che sono i piani praticamente considerati quelli dove ci sono quelli più gravi. Io ero un po' perplessa, però ho detto, se c'è questo don Frasson che Oggi dice... Oggi si tende a non far vedere ai bimbi... Infatti, ho detto, mamma mia, no, allora ho detto... Ai bambini ho detto, prima di salire, ho detto, guardate che adesso andiamo in un reparto, andiamo a trovare altri bambini come voi, bambini co Pensiamo, ho detto, è la prima volta che vedo anch'io, pensiamo che siano come nostri fratellini. Siamo entrati e in effetti la, il colpo d'occhio è stato un po' parlo di vent'anni fa sicuri vent'anni fa e ho visto subito i, i bambini i miei bambini avvicinarsi ai letti accarezzare sti piccoli e mi è sta colpo mi sono scoppiata a piangere sono uscita andata fuori e basta dopo da là ho detto è il mio ambiente quando potrò questo è il mio ambiente. Ecco. Commuove anche a me mentre sì. lei mi racconta questo, perché fa pensare che i bimbi hanno, non, non vedono la differenza, non vedono la difficoltà e quindi accolgono. Guarda, io l'ho sempre fatto come insegnante e poi finito come catechista, ho sempre portato qui i gruppi di ragazzi, prima bambini e poi ragazzi. Bambini delle elementari, abbiamo fatto dei lavori bellissimi, venivamo una volta alla settimana per 4-5 settimane Fatto dei laboratori insieme con gli educatori, laboratori appunto di pittura, di cartonaggio. E posso dire che i bambini, anche ragazzi poi delle medie, cui faccio catechismo, riescono a capire quello che forse magari un adulto non riesce a capire: che veramente l'essenziale, la, 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 la gioia della vita è, è lo stare insieme con gli altri, non sono gli abiti griffati, non è il cellulare di ultima generazione. Ma è proprio la gioia di stare con gli altri, gli altri che ti sorridono, che ti fanno una carezza e, e a, cui, eh, a cui tu puoi sorridere e fare una carezza. Proprio si sono resi conto di questo. La nostra ultima domanda: <sussurra> per quanto ancora farà la volontaria qui? Finché la salute me lo permette, io continuerò a venire, perché è veramente qui si, ci si ritempra. Ecco, quindi vale la pena ho avuto anche i miei problemi di salute e non ho paura a dirlo molto gravi proprio un tumore al rene mi è stato esportato al rene ma il fatto di avere eh, quelle ragazze che lo sapevano perché le avevo avvertite ho detto guardate che starò assente per un bel po' perché eh, no 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 non preoccuparti noi preghiamo per te ogni giorno una preghiera per te io ho affrontato tutto con una serenità ma con una, veramente una forza dentro che forse non avrei avuto se non avessi frequentato quest ambiente. questo ambiente. Ecco, e quindi continuerò. Finché salute e forza me lo permettono, continuerò a venire. Grazie mille Daria per questa testimonianza, per questo mm -hmm. racconto semplice e grande nello stesso momento. Grazie okay, davvero. Niente. E grazie Prego. anche a tutti voi per essere stati qui a Padova in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e noi ci vediamo la settimana prossima.